Bentornati ragazzi, quella di Food Italia Channel e siamo qui con un nuovo video dei nostri The Untradables. Siamo qui finalmente con la scalata, però prima della scalata ragazzi dobbiamo fare una cosa molto importante. Vi devo far vedere i pacchetti settimanali che abbiamo trovato. Mentre per i mensili, visto che sto registrando esattamente la mattina dopo, li faremo in live dopo aver completato la scalata. Lo so che oggi è venerdì e che dovrei giocare la Weekend League, ma la giocherò più tardi, così che possiamo avere anche un po' di scalata finalmente su questi Untradables. Andiamo a vedere i nostri due pacchetti da 100.000 crediti, perché bene sì, siamo arrivati oro 1 la scorsa Weekend League, quindi abbiamo due pacchetti da 100.000 crediti. Il primo pacchetto, niente di che, veramente, e il giocatore copertina è Lovren, quindi massimo 82 di overall, veramente una merda. Ragazzi, i pacchetti da 100.000 crediti quest'anno fanno veramente cagare, non so cos'è con i pacchetti da 100.000 crediti, però fanno veramente cagare. Ne avremo un altro, poi avremo i premi mensili e anche il pacchetto da 125.000 per le 8 sfide giornaliere del Footbirdie. Quindi il primo pacchetto non è andato un granché, quindi inviamo tutto al club e andiamo a vedere cosa troviamo nel secondo pacchetto, sperando in qualcosa di meglio, qualche doppione, ma veramente niente di che. Andiamo con il secondo pacchetto da 100.000 crediti, guardiamo un pochino se lagga, se c'è walkout. No, walkout nemmeno qui, carta speciale almeno no, nemmeno big flare, ovvero palla grande, massimo questa volta è Jimenez 83. Ancora niente ragazzi, due pacchetti a 100.000 crediti veramente quasi inutili. Jimenez può andare bene per una liga, però ancora la liga non è del tutto pronta. Anche Gamiro ci può stare, Lucas per la Liga, abbiamo anche Milner, giocatori CDB, giocatori che possono rivelarsi interessanti, ma non ci servono al momento per le squadre che abbiamo. Quindi questi erano i pacchetti da 100.000 crediti, poi inizierò a aprire anche con i 78.000 crediti che mi rimanevano, pacchetti da 7.500, però ragazzi non troverò praticamente niente, quindi io ve li schippo perché è praticamente inutile farveli vedere visto che non trovo assolutamente niente, qualche doppione ma niente di che. Quindi andiamo a vedere la sfida che ho fatto degli incontri principali, perché bene sì, potevo fare tutti e quattro gli incontri principali, per la prima volta avevo tutti i giocatori e per la prima volta negli incontri principali davano come premio finale un if garantito. E andiamo a completare gli incontri principali, guardiamo un pochino cosa possiamo andare a trovare, perché soprattutto giocatore squadra settimana, carta molto interessante, cioè premio molto interessante, la prima volta che lo danno con gli incontri principali. Come vedete sono rimasti 9.300 crediti, ma non ho trovato niente di tutti quei pacchetti, e andiamo ad aprire questi quattro pacchetti più il pacchetto giocatore settimana. Quindi pacchetto solo giocatori, ovviamente non trovo niente. L'unico raro è bronzo, quindi ragazzi, veramente un pacchetto orribile. Troviamo Keita, che sì, è ogni settimana if, però quando lo trovo io non è if, ovviamente. Quindi andiamo a inviare tutto al club e procediamo con gli altri pacchetti, sperando di avere un pochino più di fortuna. Quindi guardiamo un pochino, pacchetto oro premium maxi, quindi pacchetto da 15k. Dai, così speriamo di trovare qualcosa. Questa volta tre giocatori rari e l'overall più alto è Giroud, 83 di overall, non è male, però Giroud a me non piace per niente, quindi non saprei che farmene. Pellegrini, Bjarnason, Joselu, niente di che, quindi vado a scartare ciò che non mi serve e poi invierò al club tutto il resto. Una forma fisica per la rosa, nemmeno tante devo dire, molti contratti, e Dalbert doppione che abbiamo un po' utilizzato, non è male come terzino, però doppione non me ne faccio di niente. Quindi inviamo tutto al club, inviamo la lista di trasferimenti il nostro Dalbert e continuiamo con i pacchetti. Il prossimo è il pacchetto consumabili rari, quindi purtroppo niente giocatori, però consumabili che ci serviranno sicuramente, soprattutto queste quattro forme fisiche per la rosa si renderanno veramente utili. Quindi continuiamo con il pacchetto giocatori zinco premium, sperando in una sculata 6 oro 6 argento, di cui 3 rari, speriamo veramente di trovarci qualcosa di buono. Quindi lo vado ad aprire, attenzione, non è walkout, quindi niente di che, anche le palline sono piccole. Un altro terzino brasiliano, Danilo, downgrade, carta veramente inutile visto che abbiamo già Carvalho del Real, Bonera, Carrizo, Pucciarelli, insomma veramente niente di utilizzabile in questo pacchetto. Ne ho trovato un altro giocatore dello Zenit che potrei tra l'altro anche mettere in vendita visto che valgono tanto, però per il momento me lo tengo, vediamo un pochino. Andiamo a aprire anche un giocatore squadra della settimana, eccolo qui, il pacchetto che conta, il pacchetto finale di tutte queste sfide, non è walkout, portiere italiano, consigli abbiamo trovato.
Mamma mia, comunque questo era l'ultimo pacchetto, quindi adesso spostiamoci sulla scalata. Ed eccoci qua con la prima delle due rose, questa è la ibrida con tutti i giocatori non della Barclays, quindi tutto il resto dei bloccati non della Barclays. In panchina invece vedete tutti i bloccati della Barclays, in più abbiamo Salah, che è uno dei doppiati che non sono riuscito ad inserire in questa rosa perché non sapevo dove metterlo. Tutti gli altri tra centrocampisti e attaccanti sono tutti bloccati, l'unico in difesa è Piszczek, però non posso mettere Salah o comunque uno di questi altri come difensore. Già utilizzo un modulo di merda, quindi speriamo bene. Ci mancano solo 7 punti per salire di divisione, quindi in questo episodio cercheremo di fare questi 7 punti, spero il prima possibile, quindi magari con 3 singole partite. Andiamo a vedere se troviamo qualche avversario, lo so che adesso c'è la Weekend League, quindi tutti staranno giocando la Weekend League, però magari qualcuno che si gioca le divisioni 5 c'è. Infatti andiamo a trovare il primo avversario, Itaita, ottimo, Club De Falco. Andiamo a vedere che squadra è il nostro primo avversario, se ce lo fa vedere, grazie, ok, una Serie A con Insigne 86, delle sfide, ottima carta, Niang quadrato, quindi un bel po' di bug, Vanega a me non piace per niente, però quasi seconda punta praticamente. Attenzione al cross in mezzo, no vabbè, no, assurdo, veramente assurdo, esulta anche il mio avversario per questo gol orribile. Va bene, 1-0, non possiamo giocare così la Weekend League assolutamente. Mandzukic per Livaja, Livaja se ne va, grande Livaja, il tiro di Livaja, 1-1, pareggiamo subito dal calcio d'inizio, buono così. C'è Mandzukic, buono lì sulla corsa per Mandzukic, anzi no, Livaja, Livaja aspetta Rog, gliela ripassa, Rog col tiro. Che merda, è partito Livaja, è partito Livaja, è partito anche Mandzukic, vai Mario, vai Mario, aspetta Rog, buono l'inserimento, Rog non può sbagliare, Rog al 30esimo spaccato, vai 2-1 e ci porta in vantaggio, vai lì, ok, Rog e Livaja, ancora a cercare Rog, Rog è solo, può andare per la doppietta, Rog, sempre lui, 3-1 al 38esimo, mamma mia che giocatore, palla in mezzo a cercare Mario Mandzukic, di testa non la prende, che nemmeno la guarda, e finisce il primo tempo 3-1 in mezzo all'allergia, dai così. Mandzukic aspetta ancora Rog, Rog se ne va, grande finta di Rog, il tiro di Rog, tripletta per Rog, 4-1 al 63esimo, partita chiusa. Ah, lol, non è nemmeno autogol perché è finito il tempo, vabbè, finisce qua la partita 4-1, quindi saliamo a 15 punti, a solo 4 dal titolo, quindi una vittoria e un pareggio nelle prossime due partite e abbiamo il titolo dalla nostra parte. Per la seconda partita utilizzeremo questa barca di Premier League, ci sono tutti bloccati, veramente tutti a parte Sterling. Non so qual è il bloccato dello scorso episodio perché ancora non è uscito, quindi non lo posso sapere. So che di quello prima è Aspilicueta, quindi l'ho messo, gli altri non lo so. Quindi questa full Barclays spero che giochi bene perché rispetto all'altra in teoria è molto più forte. Intanto questo è il secondo avversario, guardiamo un pochino che squadra ha, devo dire una bellissima squadra, ah, ok, è uscita, la Liga con Nani, Ben Yedder e Williams, Inaki Williams. Bravo Bailey, e lì un muro, bravo Musa, ancora Musa, Musa col river shot, che giocatore, Amas Musa, che gol che ha fatto. Sfrenare, dai lì nel mezzo, ottimo, mamma mia che azione, peccato per la parata sul tiro di Martial, un altro calcio d'angolo, andiamo a buttarla lì sul primo palo. La prenderà prima o poi Martial, l'ha presa, 2-0, 32esimo, l'ho chiamata, vai così, bravo Pancion, per Vary, he's ready to party, ancora per Pancion, Pancion se ne va, Pancion, Pancion in mezzo, per Amemusa, col driver shot, finesse, 3-0, e quinta ti prego, che devo andare a giocarmi la Weekend League, fine primo tempo, 3-0, ti prego, Borreal, quinta, Ahmed, buono lì per Pancho che si gira, Pancho col piazzato, 4-0, adesso ti metti in pausa e quitti, che diavolo, al 56esimo, 4-0, non puoi recuperare, per favore, quitta, no, continua, persiste, no, no. Che gol orribile, vabbè, 4-1, dai, dabba pure, tanto hai perso, non ti vedo dabbare, non ti vedo dabbare. Perché non stai da bando? Perché non stai da bando? Perché non stai da bando? Va bene. Bene. Non stai da bando e disegno. 5-1. Finiamo anche questa seconda partita. Andiamo a un solo punto dal titolo. Speriamo di farlo nella prossima partita.
Siccome voglio assicurarmi la vittoria del titolo, utilizzerò ancora la parte di Premier League, perché tanto non si è stancata tanto nella scorsa partita, visto che è stata abbastanza poco combattuta. Andiamo con la stessa squadra, con un po' di sicurezza, a cercare di vincere questo titolo. Ecco la squadra del mio avversario, che ha una Barclays Premier League anche lui, sempre 4-1-2-1-2 anche lui. E guardiamo un pochino, anche lui ha Bailey, ha Bellerin, ha Butland, a lui ha anche Rose, come avevamo noi, ha Sterling, il resto sono diversi. A Eriksen, che può tirare da qualsiasi posizione, si è girato bene, ve l'ho detto, può tirare da qualsiasi posizione. Christian Eriksen 1-0. Ma dai, che palle, perché arrivano? Grande chiusura di Butland, oddio, ce l'ho fatta. Vai in mezzo, bravo Musa, vai Musa, entra, fallo, grande Musa, che giocatore. Musa, te lo sei guadagnato. Te lo sei guadagnato, Musa! 1-1, vai così. Finisce il primo tempo sull'1-1. Per il momento il risultato ci basta, ci va bene. Però dobbiamo cercare di mettere un altro gol per stare sicuri. Come on Sterling, bravo Sterling, con calma. Bellissimo per Vardy, Vardy per Panchon. Panchon aspetta, bellissimo per Musa. Musa, a incrociare, Musa! Vabbè, è un mostro Butland. Vai Musa, girati te. Aspi, Aspi col destro, non gliene frega niente ad Aspi, passa uno con diversione, 51esimo, grande così, titolo quasi assicurato. Ancora in mezzo, ancora per Martial, ancora per Martial, non fallisce, 3-1, partita chiusa, divisione chiusa, andiamo ragazzi. Vai Raheem the Dream, la palla è di là per Musa, ancora per Raheem è partito, buono, ancora di là per Musa. Non è per Musa ma va bene anche per Vardy, che tira, che fa il 4-1, finisce qua. Finisce. In mezzo per Marziano. Oddio Marziano. È un Marziano. Segna da qualsiasi posto. È impossibile. Vardy. Vardy se ne va. Vardy. Jamie Vardy. Jamie Vardy. Jamie Vardy. Jamie Vardy. 6-1. A 5 della fine. Ah, abbiamo vinto il titolo, quindi possiamo andare a ritirare i nostri premi succosi. Guardiamo un pochino quanti creditozzi ci danno. 7500 euro, ovviamente un pacchetto oro premium, quindi buonissimo. 6-1, ultima partita, 7 vittorie su 7. Abbiamo surclassato questa divisione 5, quindi saliamo in divisione 4 più che meritatamente. Ma adesso, cosa molto più importante, andiamo a vedere cosa troviamo nei premi. Attenzione, tutto il video che aspettavamo, anch'io, è un'ora di registrazione che sto aspettando questo. Quindi possiamo riscattare i nostri premi Weekend League, ma prima ci apriamo il pacchetto da 125.000 crediti, pacchetto ultimate, tutti i giocatori, tutti i rari, tutti non scambiabili, penso. Vediamo qui se è walkout. È walkout? Non è walkout, incredibile. Oddio, man of the match, chi è? Chi è? No, 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 Fernandes, no, che me ne faccio di Fernandes? No, mi sto emozionando. Matic, buonissimo Matic, buono Matic, buono come il pane, buono come il pane Matic, ottimo. Lui Patricio, Slimani, Rodriguez, Dele Alli, Monreal, Carrick, Rabiot, questi non fanno veramente niente. Moses per l'ennesima volta, sono tutti non scambiabili, ebbene sì. Quindi possiamo inviare tutto al club, buono. Loro li scambiamo con quelli che abbiamo già nel club, le altre li inviamo alla lista trasferimenti. Quindi questi tre, sia Niang che Dalbert che Burgstaller. Ok, ci siamo, quindi abbiamo un man of the match e un Matic ottimo, che lo volevo un CDC bello cattivo per la Barclays Premier League, quindi adesso ce l'abbiamo. E adesso Food Champions, è possibile riscattare i tuoi premi Weekend League. Ragazzi, abbiamo 5 giocatori, perché bene si hanno cambiato i premi dei mensili, grazie, quindi dovremmo avere, se non erro, 5 giocatori. Abbiamo fatto oro 1, perfetto, quindi 5 giocatori if più una divisa che non metterò perché sennò magari la gente mi pitta. Quindi andiamo, mettiamo al club questa divisa e andiamo con il nostro pacchetto super mega iper ultra incredibile. Come vedete posso già giocare a Weekend League, lo giocherò dopo. Adesso importante è questo, speriamo in un walkout, se no va bene chiunque di utilizzabile. Ancora non è walkout, niente da fare, niente da fare. Guardiamo un pochino chi è. COC Vanega. Vanega, Vanega a me non piace per niente. Eton, Berisha, Capino, tutti i portieri! Ma mi prendete per il culo! No, basta! Sto video lo chiudo qua! Basta, addio!
Non mi chiedo nemmeno, mi piace, che schifo di pacchetto.